la critica che lo ha definito il nuovo genio della comicità surreale dopo il suo Pezza, in onda per 2 stagioni, nella seconda serata di Rai 2, Valerio Lundini ha accolto con il suo Il Mansplain spiegato a mia figlia le matricole del Politecnico di Bari. Il suo un humor British style, come si può anche comprendere dalle risposte che ha dato ai nostri microfoni. Prima volta che le saluto, sì, ringrazio le persone che hanno detto la parola fenomeno, che di solito si attribuisce ai calciatori o a qualche rockstar, però me lo prendo volentieri questo fenomeno, e sì, prima volta, speriamo non ultima, o almeno non ultima, cioè ultima con queste matricole, se le risaluto tra 2 anni sono ancora matricole, è un problema. Una pezza di Lundini... Anche questo è un titolo, ha riscosso un ottimo successo da parte della critica, come dicevamo, sì. Prima 2 stagioni, la terza però non è stata riconfermata. Quali sono i progetti allora per questo inverno di Valerio Lundini? Allora, che devo fare? È vero, c'ho un po' di cose da fare. Allora, per quanto riguarda la terza stagione è uscita una notizia recentemente dicendo la Rai cancella una pezza di Lundini, però non era vero. Il giorno dopo è uscita, no, non era vero, la Rai conferma una pezza di, ma non era vera neanche quella. È come se io dicessi che tu st'estate non andrai in Corsica. Non è detto che tu non andrai, non è manco detto che ci andrai, però io ho deciso che tu non ci andrai. Poi il giorno dopo, no, ci va. Quindi il programma non so se si rifarà. Se si rifarà, tocca trovare delle idee buone, perché il rischio di farlo diventare brutto è dietro l'angolo. Ma se non dovessero esserci delle idee buone, siamo pronti, parlo in terza persona, no, sono pronto anche a dire facciamo una cosa diversa. Se fosse quest'ultimo caso, adesso su 2 piedi non te lo so dire, cioè ce l'ho un'idea, ma ti prende tutto, ti finisce i giga della telecamera. Anche perché non bisogna spoilerare, no, ma soprattutto questa idea a chi la proporresti delle emittenti nazionali? Sempre a Rai 2? Allora, io ho fatto un pensiero su Rete 4 seconda serata, dopo i western. E parlano un gran bene anche di questa tele Monte Carlo, io gli do fiducia, e se vedo che le cose vanno bene e non si trasforma in la 7 come stanno dicendo alcune voci in alto, provo a proporre questo progetto ai ragazzi del canale di Monte Carlo.